davvero tosta, mi rendo conto. Più che altro spero che il vostro silenzio sia stato segno di attenzione, più che altro se non si è chiuso. Ma detto questo, almeno non tanto per me, mi sono subito capito. Però detto questo, volevo anche fare una precisazione circa alcune domande che sono state poste un attimo adesso nella pausa. Ho citato per ben due volte il fatto di combinare guai sulla nostra macchina. In che occasione? Nell'occasione del process family, quando ovviamente abbiamo a che fare con il sottomenu del kernel, dove si tratta di caratteristiche e tipi di processo. Questo perché ho analizzato comunque un caso limite. Come ho comunque detto all'inizio dell'intervento, cerchiamo di essere il più generalisti possibili. Se io mi trovo sul mio posto di lavoro, ho l'obbligo di aggiornare un kernel a mano e quella macchina è una macchina fondamentale all'interno del mio ambiente di produzione, se sbaglio in quell'ambito e non ho opportunità di recuperare, ovviamente questa cosa conosce gravemente la mia salute e la mia stima. Se sto a casa invece, o comunque sono in un ambiente di lavoro più malleabile, il punto è questo: l'errore è ampiamente recuperabile, però in che modo? Operando ovviamente tramite dei device esterni, come possa essere magari una live distro o comunque un hard disk esterno collegabile sul quale comunque è possibile operare, oppure ancora se il vostro hard disk è diviso in partizioni, la possibilità di accedere a un altro sistema operativo per poi lavorare e correggere comunque il difetto sull'altra partizione, eccetera, eccetera. Poi l'altra cosa sulla quale dovete stare attenti, non fate guai, era sul fatto di lavorare in kernel space, sempre quando ovviamente si da poco tutti quanti specie di kernel Linux. Riuscire a lavorare in kernel space, combinare un web da sopra, veramente può succedere l'ira di Dio ed è cosa poco buona e poco giusta. Terminata questa lunga disamina, passiamo alla compilazione. Per la compilazione trovatevi qualcosa da fare. Uscitene, andate al cinema, fate un giro con la vostra ragazza, qualunque cosa. Perché quattro semplici lettere, make, stresseranno la vostra macchina all'inverosimile. Se la vostra macchina potesse parlare, vi rivolgerebbe anche dei simpatici libri. Ma su questo netbook la compilazione fatta in maniera dettagliata è durata 8 ore. Su questo netbook. È un Atom 1600 con un giga di RAM. Su questa macchina. Quindi vi renderete conto anche del peso e dell'importanza di tutto quello che ho detto prima. E se sbaglio una cosa, è la fine. Poi ovviamente se uscirete vivi da questa cosa potete anche tentare di fare un dottorato in informatica e sistemi istituzionali. Detto questo, passiamo a cose un pochino più pratiche che praticamente ci faranno adesso vedere dal vivo il kernel, tutto il lavoro che abbiamo fatto. Dopo ovviamente tutta questa bella tarantella, ci restano due cose da fare. Compilare sempre i famosi moduli, che finalmente tra poco spiegherò, e l'immagine del kernel. Per immagine che cosa si intende? Si intende proprio un'immagine, cioè per esempio come strutturata un ISO. La stessa, sto per fare praticamente la stessa cosa. E lo faccio tramite questo comando, make bzimage. Fatto questo, verrà creata una cartella con questa struttura, ARC, che sarebbe l'architettura, ovviamente XYZ, dove XYZ ovviamente è il nome della mia architettura. Se sto lavorando su AMD avrà una sigla, se sto lavorando su Spark avrà un'altra sigla, se sto lavorando su Intel un'altra sigla ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Creare il kernel adesso è il momento di installare i moduli. Come vi avevo detto precedentemente, penso che se non ricordo male la seconda voce della configurazione del kernel si parlava di abilitare il caricamento dei moduli. Nel momento in cui questi moduli vengono abilitati, c'è la necessità, dopo aver digitato quel comando, di digitare make modules install. Quindi c'è la necessità di caricare questi moduli. Dopo che l'abbiamo fatto, citazione necessaria, manca solo una RAM disk. Prima di vedere la RAM disk, finalmente vediamo cosa sono questi moduli. Perché mi sono soffermato molto sulla parola moduli? Perché spesso, per chi non è pratico o comunque per voce di corridoio, si tende a non fare distinzione tra quelli che sono i moduli sotto GNU Linux e i driver sotto Windows, sotto Windows X. C'è una differenza sostanziale. Il driver su una macchina Windows che cosa fa? Quando installate una periferica, quando usate una periferica che installate il driver, che cosa fa? È una tabella con delle istruzioni su quello che la macchina deve fare. Questa tabella viene attivata e il driver molto democraticamente fa funzionare quella periferica che sto collegando con il mio. Ovviamente sempre tramite dei CD di cui non conosco il software, non conosco il codice. Su Linux invece l'utilizzo è diverso. C'è una differenza sottile, ma davvero importante. Il driver funge sempre da tabella ben strutturata, dove in pratica, cioè non tabella, scusate, cioè il kernel possiede una tabella
e i contenuti di questa tabella sono appunto i driver. Il driver funziona come se fosse quasi un identificativo del sistema. Il modulo invece è la modalità con cui il driver va ad operare. Questo perché? Perché c'è scritto praticamente nelle ultime tre righe: un modulo può registrare molti tipi di driver, un modulo può scegliere se registrare più driver, o ancora un driver potrebbe registrare due meccanismi diversi con il quale accedere a una determinata macchina. Questo che cosa vuol dire? Esempio pratico, anzi ne avrei due di esempi pratici. Decido di acquistare su internet l'ultima stampante all-in-one che è stata prodotta in una megalopoli del sud-est asiatico. Ok? Un prodotto totalmente sconosciuto, chissà se avrà i driver, chissà se avrà i mobili, chissà se il mio sistema operativo lo rimarrà. Però a me serve proprio questa macchina e non devo lavorare su questa, non c'è niente da fare. Il driver, che magari sarà presente perché la tabella, le tabelle dinamiche del kernel sono davvero molto vaste, quindi possono riconoscere davvero una vastità di periferiche, il driver è contenuto all'interno del kernel, però decido che magari per far funzionare questa periferica ci possono essere più mobili. A questo punto entro in gioco i mobili. Molte volte sono stesso i produttori a mettere a disposizione le modalità con le quali appunto compilare un modulo. Quindi molte volte insomma basta fare riferimento alla documentazione, una documentazione del costruttore, dove vi diranno che praticamente per far funzionare quella determinata periferica su un Linux c'è bisogno di questo modulo che va compilato in questo determinato modulo. Quando ci andrete a fare caso, sempre dando un'occhiata al codice dei moduli, comunque il codice appunto è la vostra completa disposizione, dato che noi stiamo parlando di software open source, potete notare che il modulo può agire anche su periferiche compatibili. Questo che cosa vuol dire? A livello commerciale proprio, che se io decido di acquistare una stampante HP, nel senso c'è un pubblicità occulta, se io decido di acquistare una stampante X, non so perché mi sia venuto a capire tutto questo, se io decido di installare una stampante X, di comprare una stampante X, ovviamente chiamiamola modello XY72, chiamiamola così, diamogli questo nome di fantasia, il driver che ci sarà all'interno della confezione sarà un driver per la stampante XY72, ok? Decido, siccome sono uno spettaccione, di comprare il modello XY73. I driver per Windows dell'XY72 non sono compatibili. Eppure peccato, ho comprato questa stampante di seconda mano e adesso come faccio? Mi rendo che invece non si ripete con i moduli, perché i moduli hanno una interpolarità e un livello di compatibilità tale da essere sia retrocompatibili che avvantaggiarsi anche su qualche modello futuro. Quindi questa è una cosa da tenere davvero in seria considerazione. Il concetto di modulo è un concetto integrativo del kernel monolitico, perché dà, come dire, quell'ampio spazio, quell'ampia personalizzazione a seconda ovviamente dell'utilizzo delle periferiche che invece andiamo a installare. Un altro esempio pratico che volevo fare, riferito ai moduli, adesso mi viene in mezzo anche un po' di virtualizzazione. Kernel mio personale, configurato in un determinato modo. Macchine virtuali, VirtualBox. Mi è mai capitato che il VirtualBox su Linux mi dà un errore, mancato caricamento di modulo di qualcosa? Può succedere, perché magari su distribuzioni più server side, non più vecchie, come utilizzo io, che sono quanto antica, ci possono essere dei problemi appunto per la gestione dei moduli. Allora, in pratica, che cosa succede? Succede che ho dovuto staccare questo hard disk, perché lo dovevo portare al cliente. Io lavoro su un processore Intel, questo cliente invece stava su un processore AMD. Ho dovuto ricomprare il kernel con i moduli per AMD. Quindi che cosa mi sono trovato in questa imbarazzante situazione di dover rimuovere prima tutto il modulo relativo alla virtualizzazione di VirtualBox, che si chiama tutto VBox, se non ricordo male. Poi ricombinare il kernel, affinché comunque ci possono essere tutti i moduli e i driver dedicati a quel particolare processo. Quindi tenete bene a mente il concetto di modulo, perché vi sarà utile per interfacciarvi con qualunque hardware voi vogliate fondamentalmente. Torniamo un attimo al RAM disk. Sempre all'interno delle voci circa la configurazione del processore, se non ricordo male, c'era l'abilitazione del general setup. C'era praticamente questa voce sul RAM disk. RAM disk che cos'è? Molto semplicisticamente, l'ho già detto anche prima, è una porzione di RAM che funge praticamente da disco.
Questo perché, siccome l'hardware all'interno della nostra macchina ha tutte velocità diverse, la memoria si avvia prima, non posso aspettare per problemi maggiori di efficienza che comunque si avvia anche il disco rigido, quindi faccio in modo che una parte della memoria mi fuga dal disk e che possa ospitare quel codice iniziale che poi mi permette di fare una scansione del sistema, di vedere tutte le periferiche presenti e poi insomma di avviare con calma il disco rigido. Come si crea la RAM disk? Si crea in questo modo: MK, abbreviazione di MIC, int RAM FS, file system, meno nome immagine. Ovviamente questo è il path dove andrà a finire la nostra immagine. E questo inter di image 3.3.2 sarà praticamente quella voce di menu che poi vi ritroverete all'interno del vostro bootloader preferito, che sia predefinito, che sia Lilo, che sia Grab, che sia Grab 2. In pratica, quando avviate una distro con un Linux, che vi ritrovate quel menu dove dovete scegliere comunque il sistema operativo da avviare. Questa penso che sia la slide più importante di tutte quelle che abbiamo detto fino adesso. Perché? Perché adesso c'è la necessità di copiare l'immagine del kernel. Come avevo detto prima, viene copiata all'interno, ho lasciato la mia architettura qua, sbagliatissimo. Dobbiamo copiare il file di immagine creato all'interno dell'architettura e spostarlo nel path bootvm.3.3.2. Poi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo copiare la mappatura del sistema. Questo file è importantissimo perché contiene la mappatura del sistema. Detto così sembra molto semplicissimo, molto generale, però avete a disposizione la mappatura di tutto il vostro sistema, abbiate bontà, è davvero una gran cosa. E poi questa è una cosa consigliata, però la dovete mettere tipo in grassetto, in rosso, e in pixel doppi: salvatevi la configurazione che avete usato, per cortesia, perché dopo 8 ore non si può fare una linea del genere. La salvate tramite questo comando. Una cosa da tenere in considerazione, che comunque vi sarà utile per le configurazioni e per le compilazioni successive: come si studia un kernel? Questo è un consiglio che vi do perché ci ho maturato un bel po' di esperienza sopra. Si inizia da un kernel qualsiasi, ok? Ci perdete del tempo, indubbiamente. Però cosa succede? Succede che quando lo avete imparato per bene, come è strutturato, come sono fatti i menu, i sottomenu, le diverse voci, come sono distribuite, nel momento in cui vi ritrovate, magari sono uscite nuove versioni del kernel, non siete costretti a iniziare da capo. In pratica, tramite il change log, che è possibile comunque trovare sul sito kernel.org, basta dare un'occhiata a quelle che sono le modifiche e andarsi a studiare quelle modifiche che sono. Questo è un consiglio che vi do sia a livello didattico come sia a livello lavorativo, perché se comunque vi trovate ad avere a che fare con aggiornamenti di sistema feroci, ovviamente ve lo dico per esperienza, tra una versione di kernel ci sono centinaia e centinaia di modifiche. Cioè pensate che tra la 3.3.1 e la 3.3.2, se non sbaglio, c'erano tipo 530 commit e qualche migliaio di modifiche. Non sono poche. Poi ovviamente basta dare occhio a quelle che interessano, a quelle più importanti, a quelle che insomma fanno parte della nostra architettura, del nostro ambiente di lavoro, concentrarsi su quelle, tenere la configurazione salvata e il gioco insomma è fatto per le prossime compilazioni. Fatto questo, poi ovviamente questo file mettetelo in cassaforte, perché fondamentalmente per averci spiegato tutto questo tempo poi perderlo è davvero un peccato. La modifica del bootloader, cioè di quel simpatico programmino che vi trovate all'avvio. I bootloader che cosa sono? Sono quei programmi che praticamente vi trovate con un'interfaccia anche un po' spartana, che vi permettono di avviare il sistema operativo come dicevo. Il sistema operativo ovviamente, cioè questi bootloader, scusate, non sono limitati solamente all'utilizzo di Linux, ma permettono di avere in lista anche altri sistemi operativi. Possono essere sistemi operativi di casa Microsoft, sistemi operativi di casa Apple, eccetera. I bootloader sono Lilo, Grab e Grab 2. Penso che Grab sia totalmente decaduto. C'è ancora? C'è qualcuno che ce l'ha ancora? Chi è sto pazzo? Lilo lo usa Slackware e le sue derivate. E invece Grab 2 è quello che al momento penso che sia quasi lo standard de facto, anche se chiama standard de facto lingua C, sì, però è sicuramente quello che va per la maggiore. Questa è una mia personale cattiveria, quando volete modificare il bootloader andate a guardare il video. Vi dico subito che nel caso di Grab 2 basta digitare sempre da terminale update Grab e
un programma molto molto potente, aggiorna automaticamente la lista dei kernel che avete copiato ovviamente all'interno di questa cartella. Quando fate update grab si va a guardare il contenuto di questa cartella, vede le immagini che ci sono e poi le va a scrivere, quindi avete comunque l'opportunità di scegliere. Un'altra cosa importante, nel momento in cui compilate e mettete in bootloader un kernel nuovo che avete come, quello vecchio c'è sempre, cioè non viene cancellato. Quindi nel caso avete combinato sempre uno dei famosi guai qui sopra, o qualche guai meno grave che magari non vi piace, volete rivedere la configurazione, potete sempre partire dal kernel precedente. Giusto per farvi un esempio pratico, su questo coso insignificante ce ne sono 8 di kernel. Attenzione. Eccolo qua. Questa è la slide 2. Anche un'altra slide piuttosto interessante. Il lato oscuro del kernel. Momenti di riflessione. Questo irrecuperabile l'avrei dovuto scrivere un po' più grande per rendere meglio l'idea. Allora, che cos'è il kernel panic? Il kernel panic, come ho scritto semplicemente in queste 3-4 parole, è un errore irrecuperabile individuabile in kernel space. Che cosa succede? Succede che il kernel vuole accedere a un indirizzo di memoria non valido, ok? Abbiamo a disposizione degli indirizzi di memoria, il kernel deve fare una determinata operazione tramite un determinato processo, quel processo mi dice che deve puntare a un determinato indirizzo di memoria che ovviamente sarà del tipo 0 per 000 e tanti numeri appresso appresso. Lui semplicemente o quell'indirizzo di memoria non è valido, non esiste più, perché magari deve essere un indirizzo nato a tempo di esecuzione. Ed è davvero un errore irrecuperabile. Quindi salvate sempre la configurazione di prima, perché perdere un lavoro del genere è comunque un peccato. A procurare il kernel panic non è solo, come dire, questo accesso a un'area di memoria non valida, ma ci possono essere anche dei problemi di natura hardware. Quindi può essere che il vostro hardware sia danneggiato o che comunque non sia compatibile con le determinate operazioni che avete scelto. Ed è questo sicuramente l'errore più grave in assoluto, perché siete costretti comunque a iniziare da capo. E penso che fino adesso vi siete resi conto che non è molto simpatico iniziare da capo, non è tutto questa davanti. Altro errore è il mancato caricamento dei moduli. Questo non è proprio grave, perché comunque è ampiamente recuperabile tramite delle operazioni after compiling che vedremo dopo sul caricamento dei moduli, e sempre tramite il famoso comando modulo proprio. Il problema magari può avvenire, può essere davvero grave, se il caricamento dei moduli ha a che fare con dei file oggetto che vengono comunque generati in quel momento, perché voi dovete essere andati a vedere quel file oggetto, a quale file eseguibile fa parte, eccetera eccetera eccetera, un pochino a ricluso, sembra un'operazione di reverse engineering. L'iniezione di fallimenti, questo penso che ci sia un corso universitario da fare sull'iniezione di fallimenti, penso che staremo qua altre 8 ore e mezza, però ve lo risparmio. È semplicisticamente la transazione di un sistema in uno stato non corretto. In pratica, chi si occupa di sicurezza, chi si occupa, come il sottoscritto, adesso mi faccio una pubblicità, di criminalità informatica, o chi comunque fa hacker nel senso stretto del termine, non nel senso giornalistico che l'hacker è il cattivo della situazione, nel senso proprio di hacker puro del termine, quindi nel senso di smanettare per conoscenza, fa dell'iniezione dei fallimenti il proprio mestiere, perché ovviamente bisogna tenere in considerazione quando un sistema può fallire, quali possono essere gli errori generati a seconda di un errore, o magari legato a un utilizzo di tutti i giorni o a condizioni particolari. Overflow, le tre Marie sono le più belle in assoluto. Allora, gli overflow possono essere di tre tipi: stack, buffer e allora, lo stack overflow non è il male, ma poco ci sta. E in pratica, quando tramite un programma o tramite una modifica di codice, che di fatto voi dei programmi ovviamente open source, cercate di chiedere una maggiore memoria di quanto ne avete a disposizione. Se io chiedo maggiore memoria di quanto ne ho a disposizione, ho un problema di stack overflow e il kernel mi manda quindi da questo. Buffer overflow è il male assoluto, perché il buffer, come sapete, comunque vedetelo come una sorta di canale di comunicazione, come all'interno del quale viene ricevuto il codice che passa. Il buffer ha una determinata lunghezza. Se io all'interno del buffer faccio passare una stringa che è più grande del buffer stesso, ho un buffer overflow. Altro problema, altre imprecazioni da parte del kernel verso l'utente. Poi c'è l'heap overflow, che in pratica è il buffer overflow, però non in area stack, ma in area heap. Quindi c'è una differenza tra variabili dinamiche e variabili automatiche.
L'hip overflow prende anche il nome di hip overrun e penso che sia il più pericoloso in assoluto perché appunto viene a tempo di esecuzione, quindi è quello che chi magari mastica di sicurezza è più inaspettato. Moduli. Che cosa succede dopo la compilazione? Abbiamo compilato il nostro kernel, quanto è bellino, quanto è caro, ci ho sudato 7 camicie, però adesso sempre la stampante che viene da Taiwan, non riesco ad installarla perché ho bisogno di altri moduli, come faccio? Oppure ho comprato una macchina fotografica cinese che viene chissà da quale ghetto. E allora che cosa succede? Succede che ho la necessità di inserire e di allocare i moduli necessari affinché questa determinata periferica sia funzionale. Vi ripeto, i moduli si possono comunque ricavare dal sito del produttore, perché comunque molti produttori si stanno aprendo l'open source, comunque c'è la necessità di dare documentazione anche in questo caso. L'inserimento e la riallocazione avviene tramite questi due simpatici comandi, sempre da terminale, insmod ed rmmod. Funzionano in maniera ordinata. Cioè, devo finire? No, quasi finito, non gioco. Devo farlo in maniera che non si vedesse, però. No, mi piace la cosa, no, mi piace inserire una cosa più plateale. Allora, in smod ed rmmod si lavorare in simbiosi, perché nel senso cosa devo dire? Devo dire che se io carico tre moduli con un determinato ordine, A, B e C, se li devo andare a rimuovere, non posso rimuoverli facendo rmmod A, B, C, devo iniziare da C per tornare ad A. Questo perché? Questo ovviamente diciamo che c'è qualcosa di molto logico dietro, che è anche molto pratico. Come vi facevo prima l'esempio mio personale, che mi è capitato qualche settimana fa di dover prendere il mio hard disk dove c'era VirtualBox e di portarlo da un cliente che invece comunque aveva un kernel, cioè un'architettura diversa dalla mia. Io non ho installato i moduli, cioè non ho compilato i moduli del kernel per quel processore, ma ho dovuto prima rimuovere i miei di VirtualBox e poi dopo metterli sui per processore AMD e poi di nuovo i miei per VirtualBox. Quindi è un percorso un po' additoso. Quindi se avete a che fare con i moduli, ricordatevi l'ordine con il quale, cioè, questi moduli vengono comunque caricati, in modo tale che alla rimozione sapete bene come fare, e poi soprattutto non correte in errori che sono anche piuttosto fastidiosi. LSMod è la lista dei moduli caricati, mod proprio lo vediamo dopo, il generatore di dipendenza DepMod è uno script che si trova praticamente in tutte le distribuzioni, con la particolarità che le distribuzioni che derivano da Slackware e Debian in sé per sé ce l'hanno in tutt'altro path, e vi spiego subito dove, in libmodules. Questo DepMod genera praticamente una lista di dipendenze di ogni singolo modulo, e crea questo file all'interno di libmodules che si chiama modules.debian. Qua salto indietro, parliamo di modprob. Modprob è nato come caricamento di moduli, come sua prima versione. Poi dopo gli sviluppatori ci hanno pensato sopra e hanno detto quasi quasi vi facciamo fare le stesse cose che fa insmod, rmmod e tutti gli altri. Infatti tutte le operazioni che si possono fare con insmod, rmmod, lsmod e depmod le potete fare anche con modprob. Vi invito però comunque a guardarvi il manuale, che comunque è abbastanza vasto, da terminale main modprob. Opzioni addizionali. Allora, una delle opzioni, queste ovviamente non sono tutte le opzioni addizionali perché sprecheremo 2 ore penso a questa cosa. Una delle opzioni addizionali più interessanti è quella dell'algoritmo di scheduling. Perché vi dico questo? Lo scheduling forse è l'elemento più personalizzabile in assoluto, perché a seconda dell'utilizzo che io devo fare della mia macchina, a seconda della destinazione che decido di dare al mio hardware, devo dare praticamente un determinato scheduling, un determinato accesso all'input, all'output, al disco, alla gestione del processore, della memoria, eccetera eccetera eccetera. Di default abbiamo visto che per quanto riguarda l'input output scheduler, il kernel Linux riconosce 3 algoritmi: deadline, CFQ e il NOP. Tutti e tre sono stati fatti da un software engine, da un kernel hacker danese, tale Gene Saxmo, una cosa del genere. Però esistono anche altri algoritmi di scheduler e vi invito a vederli. Uno dei più interessanti è il BFS, che è l'acronimo volgare di Brain Fog Scheduler, fatto dal kernel hacker con Collas,
che non so perché non si sia dato all'ingegnere informatico, perché lui nella vita di tutti i giorni fa l'anestesista, dalle parti di Sydney, di UGBD, e quando ha tempo, tra un'anestesia e l'altra, decide di implementare degli scanner. era quella che pensa al momento. E c'è questo BFS che è un algoritmo di scheduler a bassa latenza, perfetto per macchine desktop dove magari si dà parecchia importanza alle prestazioni. Vi invito a dare un'occhiata comunque al sito di Collivans e alle caratteristiche tecniche dei suoi scheduler, non ci sono più BFS, ce ne sono comunque altri. E se vi piace magari ve lo compilate un attimo e lo inserite, dato che voi il kernel già avete compilato, quindi non potete ricompilarlo al capo perché non si può. Lo reinserite praticamente a tempo di esecuzione con questo comando echo nome scheduler e poi lo inserite all'interno di questo path. Ok? Dateci un'occhiata perché è davvero uno scheduler fatto bene. Penso che ci sia qualche distribuzione che dà l'opzione di mettere gli algoritmi di scheduler con Collivans. Non ricordo se sia Gentoo o Savion, che fra l'altro è una distribuzione italiana mantenuta da ragazzi, insomma, che ci danno dentro, pesantemente. Opzioni di avvio e installazione. Questa molto probabilmente, quando pubblicherò le slide, sarà una sezione che cancellerò, perché è una sezione più che altro che ho testato, provato e sicuramente funzionante su Red Hat e derivate. Però la volevo segnalare perché in pratica, prima di iniziare con la vostra pantomima di configurazione e compilazione, potete comunque avere a disposizione queste opzioni che riguardano comunque tipo la gestione dell'energia elettrica, il controllo dell'integrità del disco, la disattivazione del rilevamento hardware. Un'opzione interessante è questa: display uguale IP 2.0. IP ovviamente ci mettiamo in DHCP, tipo 192.168.0.x. E in pratica, se voi state lavorando su una macchina, però il monitor è da un po' a parte. L'importante è che fa parte comunque della vostra rete. Vi ripeto, non prendete comunque con serietà questa cosa, è una cosa che ho testato su distribuzioni di Red Hat e derivate. Devo anche vedere se va bene per altre tipologie comunque di kernel. Prima di pubblicare, comunque ci darò un'occhiata. Tecnicamente io avrei finito. No, ci sono. No, non ho finito, appena devo finire, 5 e mezza spaccata. Sul profilo tecnico no, non c'è nient'altro.